Radio Radicale, siamo con Federico Mollicone di Fratelli d'Italia per parlare di una polemica che c'è stata durante una trasmissione della RAI. Questo fuori onda di Lucia Annunziata e di Di Bella sugli ucraini. Allora, l'Annunziata avrebbe detto delle parole in cui avrebbe definito badanti e non so cos'altro, e Amanti. amanti l'ha detto Di Bella. Sì. Gli ucraini, loro si sono poi scusati, hanno inviato credo una lettera di scuse. Volevo sapere come lei aveva trovato l'episodio, considerando che il microfono era aperto e che loro hanno detto insomma di punto in bianco questa cosa qui. Beh, è un episodio assolutamente spiacevole che denota in maniera assolutamente con voce dal sé in fuggita, come si dice. Denota una sorta di razzismo culturale nei confronti delle comunità straniere, da parte proprio di quelle realtà progressiste, sia giornalisti o politici, che debbano, in realtà fanno del sostegno alle comunità straniere grande vanto e grande apertura a favore del multiculturalismo. In un momento così tragico e drammatico, per cui siamo stati anche trasversalmente a sostegno con la fiaccolata del Campidoglio, insieme al vicepresidente Rampelli, alla collega Bellucci e una delegazione di Fratelli d'Italia Roma, a sostegno del sindaco e del presidente della regione, quindi dando dimostrazione di compattezza, è veramente deprimente che succedano cose del genere. Per cui ho chiesto in un question time, senza fare caccia alle streghe, però ho chiesto appunto le scuse, ma anche una censura da Il parte question time dove in in vigilanza RAI, io faccio parte della vigilanza RAI, ho chiesto sicuramente le scuse che sono arrivate, quindi siamo parzialmente soddisfatti, ma forse una lettera di richiamo da parte dell'azienda sarebbe necessaria, perché per il futuro non solo si spengano i microfoni, ma non si permettano più simili episodi. Volevo sapere se era rimasto convinto dal chiarimento che avevano fatto. È stata una lettera di scuse assolutamente non spontanea, non immediata e quindi lascia il tempo che trova. Invece una lettera di richiamo dell'azienda penso sia più significativa. Che cosa sarebbe successo se questa cosa. Vabbè, non aggiungo. Se fossero stati giornalisti di area di centrodestra e politici di centrodestra, adesso avremmo avuto le manifestazioni in piazza e le richieste di licenziamento in tronco. Ho capito. È soddisfatto di come si è mossa Lusigrai? Beh, sicuramente c'è stata una reazione tempestiva e molto convincente. E io ormai molte volte ci troviamo, insomma, anche in maniera originale, d'accordo. Bene, la ringrazio, grazie a Federico Grazie a voi Mollicone. sempre.